Ciao da Silvia Felisetti. E Alessandro Brachetti. Facciamo parte della compagnia Teatro Musica 900 di Reggio Emilia che produce spettacoli di teatro musicale. Ossia opera, operetta, musical, rivista, concerti sinfonici. E proprio perché lo viviamo dall'interno, in tutte le sue sfaccettature, questo mondo del teatro musicale, abbiamo deciso di prenderlo anche in giro, in particolare quello così serioso del melodramma. Ma la nostra voglia di canzoneggiare, prendere in giro con spirito e affetto non si ferma certo solo al melodramma, ma in questo caso, nel nostro spettacolo, anche con la detective story e con il thriller. Sì, perché ci saranno dei delitti, delle trame, dei conflitti tra nel mondo degli artisti. Però c'è un risvolto. Gli artisti non sono certo gli efficienti, spietati, freddi e cinici criminali delle detective story, no? Tutti conoscono gli artisti. Abbiamo la testa tra le nuvole, siamo dei pasticcioni, quindi, gioco forza, questi delitti o tentativi di delitto avranno sempre un carattere ridicolo e divertente. Speriamo che sarà divertente, lo sarà, ma è anche un'occasione naturalmente per cantare delle arie, bellissime arie del grande repertorio, insieme ai nostri colleghi cantanti che comunque rappresenteranno la parte più seriosa, ecco, della nostra serata. Rigorosamente. Perché la musica, quella, la prendiamo sul serio. Noi siamo felicissimi di riprendere l'attività, perché di questo si tratta dopo un lungo stop, non solo con uno spettacolo che combacia quasi con la nascita tanti anni fa della nostra compagnia, ma anche facendolo ospiti, grati e lieti di uno splendido teatro, lo Spazio Teatro Nocma, che ha come parole chiave della sua stagione teatrale 2020-2021 spazio, tempo e umanità. Spazio e tempo agli artisti in questo periodo sono stati davvero, davvero tolti. Non abbiamo potuto vivere i nostri palcoscenici e le nostre 2 ore di spettacolo che tanto ci danno. Quanto all'umanità. Quello è stato il furto più grave perché in quanto artisti ne abbiamo pochissime e se ce la rubano, che fine facciamo? Vi aspettiamo a teatro. A presto!